L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza. Quello di Giovanni Falcone non era solo coraggio, era senso delle istituzioni, era rispetto verso se stesso e le sue radici, verso le persone che si era impegnato a proteggere tutti i giorni. Quella di Giovanni Falcone è la storia di un uomo invincibile, un vero supereroe, uno di quelli che non hanno bisogno di indossare una maschera per apparire straordinari. Lui era straordinario così, con quel suo sorriso e quell'eleganza che solo i grandi uomini sanno indossare. Erano questi i suoi superpoteri. Affrontava i cattivi a mani nude, con la forza delle idee e della immensa caratura morale. Contano le azioni, non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e reprensibili. Di azioni, Giovanni ne ha compiute tante e belle. Il suo retaggio, molto semplicemente, siamo noi. Siamo tutti noi che portiamo avanti quanto di buono ci ha insegnato e che lottiamo ogni giorno per concederci e concedere a chi verrà dopo di noi una vita migliore. E non sarà mai banale e scontato dire, pensare e agire, avendo sempre chiaro nella mente che le loro idee hanno camminato, camminano e cammineranno per sempre sulle nostre gambe.